Allora, esempio, adesso mi dovete soccorrere voi, mi ricordo 2-3 ma non mi ricordo l'ordine. Esempio 6, che cos'era? Era meno 1 alla n per n. Mi pare. Meno 1 alla n per n. Cominciamo con meno 1 o con 1? Meno 1 alla n per n. No, vabbè. Allora, beh, questa qua si fa come meno 1 alla n. Allora, tende a 0? No, funziona tutto qua. Cioè, tende a 0? No, prendi intervallo un mezzo, quello invece di essere meno 1, 1 sarà meno 1, 2, meno 3, 4, insomma, sono ancora più distanti da 0, quindi tutto quello che abbiamo detto in quel caso rimane vero. Poi, è definitivamente positiva la successione? No. E allora non può avere un limite strettamente positivo. Tenere la permanenza del 0. Non può avere un limite strettamente negativo e quindi non ha limite. Quindi il ragionamento fatto per meno 1 alla n funziona anche in questo caso. Esempio 6. Quindi questa non ha limite 7. Che ci stava poi? Radice di n. Radice? Ennesima di n. Io voglio dimostrare che questa tende a 1. Allora faccio prima un'altra cosa. Dimostro che alla 1 su radice di n tende a 0. Cominciamo a dimostrare questo, una specie di lemma. Oppure, lo vediamo dopo, perché vediamo prima da dove esce questa cosa. Allora, io dico, allora, radice ennesima di n è sicuramente maggiore, anzi, maggiore, vabbè, maggiore o uguale di 1, perché voglio usare anche 1. Per usare il teorema di due carabinieri mi serve una successione dall'alto. Ok? Allora, per avere questa successione dall'alto io vado a sviluppare 1 più 1 su radice di n alla n. Allora, questo è uguale. Uso la forma del binomio di Newton. Devo fare la somma per k che va da 0 a n, n su k, che moltiplica 1 alla k per 1 su radice di n, anzi mettiamo 1 alla n meno k per 1 su radice di n alla k. Allora scriviamo, adesso questi sono tutti termini positivi, è chiaro che sono tutti termini positivi, quindi io scrivo i primi tre. Se ne trascuro alcuni, diciamo che n è maggiore o uguale di 3. Quindi, anzi, maggiore o uguale di 2. Se n è maggiore o uguale di 2 avrà almeno 3 terzi. K uguale 0, 1 e 2. Allora, quindi posso scrivere, in questa formula, posso scrivere i primi 3 terzi. Vabbè, ma se ne scrivi solo 3 trascuri gli altri, ma gli altri sono tutti positivi, quindi se li trascuro la somma scende. Quindi ci potrò scrivere maggiore o uguale. Allora, cominciamo con K uguale a 0. N 0, il numero di combinazioni, fa 1. 1 a qualunque esponente fa sempre 1. Questo alla 0 fa 1. Quindi il primo termine fa 1. Secondo termine. Il secondo termine fa n1 fa n, questo fa sempre 1 e c'è per 1 su radice di n più adesso devo fare il terzo termine. Il terzo termine è n per n-1 mezzi. Per questo fa sempre 1 e questo viene 1 su n quadro.
fa 1 su n, scusate, perché è il quadrato ma di 1 sulla radice di n. Quindi una n qua sì, se ne va. Allora, cioè, mannaggia, guarda che sfortuna, mi è venuto, invece che venire n, come volevo io, mi è venuto n meno 1 mezzi. Beh, qual è il problema? Se qua ci metto radice di 2, allora qua mi viene radice di 2 e qua mi viene 2. Ok? Quindi a questo punto cosa posso fare? Semplifico, n meno 1 lo sommo a 1 e fa n, quindi tutto questo è maggiore di n. Avete capito perché ho dovuto scrivere 3 termini e non 2 termini? Perché in questo primo termine non va come n, è radice di 2 per radice di n. E non è, radice di n è più piccolo di n in generale, quando n è grande, non è maggiore di n. Invece questo terzo termine, questo è cresciuto, va come n quadro, questo va come n, quindi questo rimane come n. Vabbè, sarebbe n meno 1, però per fortuna c'ho questo 1 così. Sì. Sommano ed è sicuramente il tutto viene maggiore di n. Beh, allora estraiamo la radice ennesima, cosa scopro? Scopro che 1 più radice di 2 su radice di n è maggiore della radice ennesima di n. Numero grande, qualunque sia l'esponente positivo, rimane, quindi elevando alla 1 su n, rimane la stessa misura. Se x è maggiore di y è maggiore di 0, x alla alfa è maggiore di y alla alfa maggiore di 0, dove alfa è l'esponente positivo. Prendo l'esponente 1 su n, quindi sicuramente siamo in questa situazione. E allora la scrivo qua. Ho ottenuto che questa è minore, anzi, facciamo, scriviamo così, minore di 1 più radice di 2 su radice di n per ogni n maggiore o uguale a 2. Quindi ho ottenuto queste due disuguaglianze. Se adesso voglio concludere, che mi serve? Mi serve che far vedere che questo tende a 1, perché questo sicuramente tende a 1. Se questo, anche questo, tende a 1, per il teorema di due carabinieri quello sta in mezzo. Vale 1, l'abbiamo dimostrato, esempio 3 è il primo che abbiamo fatto. Insomma, non è che, cioè, voglio dire, se una cosa l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. Cioè, capisco che non tutto si capisce la prima, però insomma, era l'esempio più facile. Quindi adesso io devo dimostrare che 1 più radice di 2 su radice di n tende a 1. Allora, fisso un epsilon maggiore di 0, devo dimostrare che questo 1 più radice di 2 su radice di n è compreso tra, beh, sicuramente maggiore di 1, che è maggiore di 1 meno epsilon. Quella che non è certa è che sia minore di 1 più epsilon. Questa quando vale? Questa disuguaglianza vale se e solo se epsilon è maggiore di radice di 2 su radice di n. Quindi, se e solo se radice di n è maggiore di radice di 2 su epsilon. Se e solo se n è maggiore di 2 su epsilon quadro. Quindi chi prenderò come ni? Mi prenderò la parte intera di 2 su epsilon quadro più 1. Allora, se prendo questo come ni, se n è maggiore di questo ni, questo ni è maggiore di questo qua. Allora, prendo ni uguale parte intera di 2 su epsilon quadro più 1 e funziona tutto. Questa
questa vale sempre, e quindi ho ottenuto che cosa? Ho ottenuto che quella successiva tende. Vabbè, qua tutta sta parte che fate, diciamo, adesso con le mani e con i piedi, diciamo settimana prossima dovrò aver fatto i teoremi algebrici. N tende a infinito, la radice di N tende a infinito, quindi 1 sulla radice di N tende a 0, per la radice di 2 tende a 0, quello più 1 tende a 1. Sarà tutto più facile, però non è, diciamo, non è una cosa che fa male dimostrarlo con le mani e con i piedi, perché, diciamo, insegna a ragionare su come si devono, si debba usare la definizione di lingua. Quindi quella successione è compresa tra due successioni che tendono a 1 per il teorema dei due carabinieri tende a 1. Quella di sopra tende a 1, quella di sotto tende a 1, quella in mezzo tende a 1. Ok, esempio 8. Qual è? E qua l'esempio 8 lo rinviamo a giorni migliori, perché ancora non possiamo, sicuramente possiamo usare la disuguaglianza in radianti, x è la lunghezza di questo arco, sen x è la lunghezza di questa mezza corda, questo mezzo arco, se, siccome l'arco, la corda è più corta dell'arco, metà della corda è più corta di metà dell'arco, quindi vale sicuramente la disuguaglianza sen x minore di x. Questo vale per x maggiore di 0, vale sicuramente, vale tra 0 e pi greco mezzi. Poi per x maggiore di 0 vale sempre, perché se prendo maggiore di pi greco, x maggiore di pi greco mezzi, il seno è minore di 1, quindi vale ancora. Per i numeri negativi la disuguaglianza è inversa. Però siccome questi sono numeri positivi, questo è minore di n per 1 su n, e qui che è uguale a 1, quindi da sopra una cosa che tende a 1 l'abbiamo trovata. Il problema è dimostrare che questa qui è minorata da un qualche altra cosa che tende a 1. Ok? E qua dovremmo fare un po' di fatica, non la vogliamo fare, la potremmo fare ancora adesso, ma sinceramente è una fatica che non ha senso, perché poi si farà in modo molto più semplice usando la trigonometria e altre cose. Ok? Quindi qua l'abbiamo dimostrato solo una maggiorazione, abbiamo dimostrato che quella lì tra l'altro sembrava salire, perché poi non era una dimostrazione che saliva, cioè se tu verifichi che per 5 elementi la diciamo una successione sale, allora non vuol dire che salga sempre. Se tu verifichi che A con 1 è minore di A con 2, che è minore di A con 3, è minore di A con 4, è minore di A con 5, è minore di A con 6, quindi sale sempre. No, chi l'ha detto? Vadimo? Perché se una cosa è vera per 6 numeri, mi ha detto, se lo fate come il fisico che 60 era divisibile per tutti i numeri naturali, no? Abbiamo detto? Sì. Divisibile per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 10, per 12. Poi dice, ma per 11 non è divisibile. Vabbè, 11 è errore sperimentale. Poi c'è, insomma, ci sono pure quelle sue matematici. Allora, torniamo a... Quindi qua abbiamo dimostrato solo una metà di quello che ci servirebbe. Andiamo a vedere invece quello che mi interessa, l'esempio 9. Questo lo facciamo adesso, lo facciamo per intero. Esempio 9. 1 più 1 su n alla n. Allora, qui
diciamo, questa la trovate anche sui, su tutti i libri. Allora, cosa si dimostra? Non si dimostra che il limite fa E, perché non è questo, il limite di questa successione viene chiamato E. Si dimostra che questa successione è compresa tra 2 e 3 e che è monotona crescente. E quindi, per il teorema della regolarità delle successioni monotone, questa successione c'è limite. Una volta che c'è limite, lo chiamiamo E. Va bene? Allora, cominciamo a vedere che è compresa tra 2 e 3. Quindi, primo passo. Passo 1. Allora, 1 più 1 su n alla n è maggiore o uguale di 1 più n volte 1 su n più altri termini. Sto scrivendo i binomi di 1, scrivendo i primi due termini. 1 alla n per 1 su n alla 0 fa 1. Poi devo fare n su 1, 1 alla n meno 1 per 1 su n. Quindi è maggiore o uguale di 2. Anzi, sì, maggiore o uguale di 2. Per ogni n. Maggiore o uguale di 2. Quando, anche quando n uguale a 2, anche quando n uguale a 1, i primi due termini ce l'avete sempre, quindi infatti in quel caso è uguale a 2, poi tutti gli altri termini sono strettamente maggiori di 2. Quindi questo per ogni n naturale. Allora, dimostriamo che è minore di 3, ok? Adesso invece sviluppiamo tutto il binomio di Newton e facciamo così: 1 più 1 su n alla n uguale la somma per k che va da 0 a n di n su k per 1 su n alla k. 1 alla n meno k non lo scrivo perché tanto fa sempre 1. Allora, cosa posso scrivere qui? Qui posso scrivere somma per k che va da 0 a n di n per n meno 1 per n meno k più 1 fratto k fattoriale per 1 su n alla k. N su k, se vi ricordate, ho usato quella formula che mi diceva il numero di combinazioni, si fa il prodotto di k elementi a partire da n a scendere e si divide per k fattoriale. Oppure, se no, scrivete n fattoriale, scusate, qua dovete scrivere n fattoriale sotto dovete scrivere k fattoriale per n meno k fattoriale, semplificate n meno k fattoriale e ottenete la stessa cosa. Adesso posso dire, allora, questa è minore stretto di cominciamo a scrivere i primi due termini, li scrivo sempre a parte. I primi due termini erano 1 più 1 più somma per k che va da 2 fino a n. Adesso qui maggioro e ci metto n alla k, poi qua ci metto k fattoriale e qua ci metto sempre n alla k. Perché? Allora, questi sotto l'ho lasciati uguali, sopra invece di mettere n, n-1, n-2 ci ho messo sempre n. Se ci metto sempre n è di più, ok? Se ci metto sempre n è di più, anzi posso scrivere minore uguale, così lo faccio per ogni n maggiore uguale di 2, perché questo pezzo qui ce l'ho se n è almeno 2. Quindi sopra non ho fatto che aumentare il numeratore, quindi sicuramente non è diminuito, quindi sicuramente vale il maggiore uguale. Quindi intanto questo qua lo semplifico. Adesso dico che questa cosa aumenta ancora se io scrivo somma per k che va da 0, vabbè, i primi 1 più 1 fa 2, insomma, fino a qua penso che ci arriviamo, più somma per k che va da 0 a n. Qui invece di mettere k fattoriale ci metto 1 su 2 alla k. Scusate, k va da 2 a n. Ok? 1 su 2 alla k meno 1. Per quale motivo? Allora, guardate, questi sono k elementi. 1 per 2, per 3, per 4, fino ad arrivare a k. Il primo vale 1 e allora lo togliamo. Quindi quando ne rimangono, se erano k, sono k meno 1.
sono tutti maggiori o uguali di 2, quindi se stavolta, come sopra, invece di mettere, far variare l'elemento, ho preso sempre, ci ho messo, al posto di n meno 1 ci ho messo n, al posto di n meno 2 ci ho messo n, al posto di questo ci ho messo n, e quindi aumentando tutti i fattori, il numeratore è aumentato, sotto adesso abbiamo 2 per 3 per 4, eccetera, per arrivare fino a k. Allora invece di fare 2 per 3 per 4 fino a k, faccio sempre 2 per 2 per 2 fino a quante volte? I fattori, avevamo detto, erano k, però 1 non contava perché era 1, quindi gli altri sono k meno 1. Quindi lo dovete scrivere così. Questo è uguale a 2 più la somma, adesso se k meno 1 chiamate h, h va da 1 fino a n meno 1 di 1 su 2 all'h. Cioè qua il primo elemento era un mezzo, il secondo elemento era un quarto, l'ultimo elemento è 1 su 2 alla n meno 1. Qua il primo elemento è un mezzo, il secondo è un quarto, l'ultimo è 1 su 2 alla n meno 1. Ah, chi mi sa fare a mente questa somma? Adesso, questa è la somma di una, a parte il 2, è la somma di una progressione geometrica, quindi potremmo richiamare come si fanno le progressioni geometriche. Lo faremo, ma non lo vogliamo fare adesso. In realtà questa somma si può fare a mente facendo un'altra piccola osservazione. Il primo elemento quanto vale? Un mezzo, che è la metà che ci manca per arrivare fino a 3. Quindi dopo che mi ci hai messo un mezzo, dopo ci hai messo il primo elemento, per arrivare a 3 ci manca un mezzo. Il secondo elemento quant'è? Un quarto, che se lo sommi a 2 e mezzo è la metà di quello che ci manca per arrivare a 3. Quindi dopo che hai fatto 2 più un mezzo più un quarto sei a 2 e 3 quarti, e ci manca per arrivare a 3 sempre un quarto. In buona sostanza, ogni volta che sommi un elemento di questo genere, un elemento di questa sommatoria, per arrivare a 3 ci manca sempre l'ultimo elemento che hai sommato. Quindi siccome l'ultimo elemento che sommiamo è 1 su 2 alla n meno 1, questo è uguale esattamente a 3 meno 1 su 2 alla n meno 1. Ora, questo ragionamento così, cioè preciso, neanche mi serve, quello che mi basterebbe è dimostrare che in ogni caso questa somma non supera i metri, perché ogni volta quando passa l'elemento successivo ci metti non quello che ti servirebbe per arrivare a 3, ma ci metti sempre la metà, quindi non ci arrivi mai a 3, il numero di passi è finito, quindi alla fine la somma è comunque minore. Oh, qui abbiamo fatto una certa fatica, un minimo di fatica, però non è una fatica, cioè questo qua l'ho insegnato per 20 anni, non ho mai avuto bisogno di riguardarmelo, perché semplicemente significa semplicemente sviluppa Newton. Sviluppa Newton è maggiore, maggiore cerca di togliere, diciamo, semplificare in maniera, nella maniera più semplice possibile. Qua ci metti sempre n, qua ci metti sempre 2 e funziona. Ok? Ok, adesso invece, quindi abbiamo dimostrato che questa è sempre compresa tra 2 e 3. Adesso cosa ci manca? Cosa dobbiamo dimostrare? C'è un valore che va precisamente a E e lo dobbiamo definire. Così vediamo se ci siamo persi per strada. Cosa ci manca da dimostrare? Cosa vogliamo applicare noi? Per definire E, noi cosa vogliamo sapere? Non vogliamo sapere che il limite sia E, e lo definiamo in base a questo. Vogliamo sapere che c'è un limite. E per sapere che abbia un limite, cosa vogliamo applicare? Qual è un teorema che ci dice che... quali sono i due teoremi che ci danno i limiti? Carabinieri. Allora, Carabinieri riconosce già due successivi che hanno limite e dici che quello in mezzo c'ha limite. E l'altro? Ah, regolarità delle successioni monotone. Se ho una successione monotona e limitata, questa c'ha limite. Allora, questa è limitata. In particolare ci serve dall'altro, perché la successione monotona non decrescente. Chiaramente, se facessi la successione monotone non crescente, mi servirebbe che sia limitata al basso, perché scende. Ok, quindi che questa è limitata sia dall'alto che dal basso, quindi meglio di così non possiamo avere. Cosa dobbiamo dimostrare? Che è mono? Se no, come facciamo a applicare il teorema della successione monotona? Se non dimostriamo che è monotona, non possiamo servirci quel teorema. Quel teorema vale per le successioni mono. Quello che dobbiamo dimostrare, quindi passo 2,
Secondo passo, dobbiamo dimostrare questo. E questa vale per ogni n appartenente. Questo vale sempre. Oh, là la disuguaglianza valeva per da 3 in poi, da 2 3 in poi, ma chi se ne importa, i primi due termini te li scrivi e vedo che valgono 2 e 2 e 25, l'avevamo scritto stamattina. Quindi vale anche il fatto che la successione sia compresa tra 2 e 3, vale sempre. Ok. Devo dimostrare questo. Ora, da dimostrare. Ora io ce ne sono di questo passaggio qui per induzione, questo qua alla fine bisogna dimostrare per una parte per induzione. Però di questa dimostrazione, diciamo, dimostrare questa disuguaglianza qui, ci sono delle dimostrazioni bellissime. Ce ne stanno più di una, 3-4 diverse, sul libro di Sportone ce ne sta una molto bella. Però tutte le dimostrazioni avevano questa caratteristica: te la impari, dopo un po' di giorni fai fatica a ricordare. Allora, siccome questo discorso tornerà spesso, perché vuole essere, è chiaro che voi non è che dovete insegnare analisi matematica, quindi non è che avete questo tipo di problema, però diciamo vuole essere un paradigma. Uno ha un problema, anche un problema che si presenta una volta l'anno, deve trovare una soluzione di questo problema. E beh, certo, può anche trovare una soluzione una volta l'anno, ma lo rivede il giorno prima, un quarto d'ora e finisce la cosa. Però un quarto d'ora moltiplicato per 20 anni sono tante ore, sono 5 ore. Allora magari uno perde 6 ore, no, però può valere. Allora vediamo un po', vale la pena di perdere 6 ore per trovare la soluzione a sto problema? Sì che vale, perché è vero che tu hai perso un'ora in più, a parte che se di ore uno non è che ha finito qua, quindi ci stanno altre per là. Però a parte quello, a parte che non ci sono volute 6 ore, ma c'è una diversità, cioè una cosa è che tu lo fai una volta per tutte e quello è stabile e te lo ricordi. Una cosa è che tu, se noi, per esempio, io ieri non avevo avuto il tempo stamattina, mi sono dimenticato di ripassare, non lo devo fare e non mi ricordo come si fa, è un problema. Invece in quell'altro modo il problema non c'è, è giusto o no? Allora andiamo a vedere come si fa. Allora, quindi la dimostrazione, per capirci, non sarà la più elegante che potete trovare, però funziona. La prima cosa è portare tutto, allora questo qua si può scrivere come n più 2 fratto n più 1 alla n, ma n più 1 maggiore di n più 1 fratto n alla n. Quelli che sto facendo sono tutti se e solo se, cioè siccome questo lo devo dimostrare, alla fine arriverò a una cosa equivalente da dimostrare. Allora, se e solo se, allora qua faccio n più 2 fratto n più 1 alla n per n fratto n più 1 alla n maggiore di n più 1 fratto n più 1. Qua semplicemente voglio mettere insieme qualcosa che ci abbia la potenza n. Allora qua questo c'è la potenza n più 1, un fattore lo devo portare all'altro. Quindi se e solo se, qua possiamo scrivere n quadro più 2n, qua ci mettiamo n quadro più 2n più 1, tutto elevato a n deve essere maggiore di n più 1 fratto n più 2. Se e solo se
1 meno 1 fratto n più 1 al quadrato. Qua mi sto stizzando perché volevo fare direttamente, scriverlo così, alla n maggiore di n più 1 su n più 1. Quindi l'ho semplicemente scritta così, sono arrivato a questa. Qua si tratta semplicemente di manipolare algebricamente tutto quello alla potenza n, lo porti a una parte, quello che avanza lo porti all'altra. Ok, adesso uso un lemma. Questo lemma mi dice che 1 meno a, prendo un numero a compreso tra 0 e 1, elevato alla n è maggiore di 1 meno na. Questo per mo, per adesso prendiamolo per buono. Ok? Allora, poi questa è la parte che dimostreremo per induzione. Guardate l'enunciato di questo lemma, basta guardare qua. Qua c'è 1 meno qualcosa elevato alla n, questo qualcosa è sicuramente un numero compreso tra 0 e 1. E qua voi, cioè non puoi portarti appresso per sempre questa potenza alla n, no? Allora, parte dell'enunciato del teorema deve avere questa come enunciato. E allora qua ti ricordi l'altro pezzo dell'enunciato, che deve essere maggiore di 1 meno n. Ok? Ok. Allora, supponiamo che questo sia vero. Quindi, ricordatevi che se dimostro questa, io ho finito. Perché questa è equivalente a quello che dovevo dimostrare. Quindi, cancello tutto questo che mi è servito perché voglio liberare la lavagna e ci scrivo sempre da dimostrare, che però è diventata questa. Questa è sempre da dimostrare, perché ancora non è che ho spostato il problema, non è che l'ho risolto. Però adesso cominciamo a dire che 1 meno 1 fratto n più 1 al quadrato, questo è maggiore, supponiamo sia vero il lemma, poi lo dimostriamo, di 1 meno n fratto n più 1 al quadrato. Allora, mi chiedo, se dimostro questa, allora, questa è vera per il lemma, questo è il lemma. Questa, boh, però se fosse vera questa, la cosa funziona, perché questa è maggiore di questa e maggiore di questa. Allora, risolviamo il punto interrogativo. Qua è facile adesso, perché qui ho tutte quantità, non ce l'ho più la potenza n, ho un polinomio in n, quindi basta semplicemente fare la somma. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene n più 1 al quadrato meno n fratto n più 1 al quadrato, questa qui equivale a maggiore di n più 1 fratto n più 2. Qua fate lo sviluppo, qui fa n quadro più 2n più 1, quindi fa n quadro più n più 1, poi n più 2 lo porta a questa parte, questo deve essere maggiore di n più 1 al cubo. Cioè, ho fatto semplicemente, ho portato questo di qua e questo di qua. Poi in questo prodotto il primo fattore l'ho sviluppato. Adesso basta semplicemente fare i prodotti. N cubo 2n quadro più n quadro fa 3n quadro. 2n più n fa 3n più 2. Dall'altra parte il cubo di un binomio si fa n cubo più 3n quadro più 3n più 1. Di 1 ce l'ho fatta. Questa è vera. A sinistra c'è scritto la stessa cosa che sta scritta a destra. Più 1. Questa è vera, 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 questa è vera. Quindi questa è vera e la disuguaglianza funziona. Mi rimane da dimostrare cosa?
il lemma, perché ho usato anche il lemma. Allora il lemma lo dimostriamo qua. Questa lemma ovviamente col maggiore stretto, se ci mettiamo maggiore uguale vale per n maggiore uguale di 1, se ci mettete il maggiore stretto vale per n maggiore uguale di 2. Allora, lemma. Allora, n uguale a 1, 1 meno 1 meno a maggiore uguale di 1 meno a, sta a posto. Per verifica, n uguale 2, 1 meno a al quadrato è uguale a 1 meno 2a più a quadro, che è maggiore stretto di 1 meno 2a. Giusto per verificare che non dico fesserie. Vedete? Se partiamo dal secondo in poi vale con maggiore stretto. E quindi va bene ancora meglio. Adesso vediamo cosa dobbiamo dire. Insomma, se da 2, per 1 e 2 la cosa funziona, cosa dobbiamo vedere? Che se funziona per un certo n vale anche per n più. Allora, p di n implica p di n più. Allora, andiamo a vedere. Qui abbiamo 1 meno a alla n più 1. Questo lo scrivo con 1 meno a per 1 meno a alla n. Adesso uso il lemma per n, quindi questo è maggiore stretto di, diciamo, siamo per n maggiore di 2, quindi per 2 c'è la maggiore stretto, quindi funziona, di 1 meno a per 1 meno n a. Ok? Ho usato che 1 meno a alla n è maggiore di 1 meno n a. Uguale 1 meno n più 1 per a, qua abbiamo meno a, meno n a fa meno n più 1 a, più n a quadro. Più n a quadro. Quindi mi viene quello che doveva venire più un termine positivo. Ce lo tolgo e risulta maggiore di 1 meno n più 1. Quindi da 2 in poi funziona. Se c'è il maggiore stretto, continua a valere il maggiore stretto. Quindi il lemma funziona, è la cosa buona. Quindi diciamo, mettetela come vi pare. Diciamo, tutte le altre dimostrazioni che ho studiato, le ho studiate ma non sono stabili, o quantomeno andrebbero riviste, nel senso che la vedi, te la ricordi, dopo un mese non la ricordi più, almeno nel mio cervello non sono stabili, sarà un difetto cerebrale che ho. Questa qua è stabile, da quando la faccio così, diciamo, i passi non si confondono più. Ovviamente questo non garantisce che adesso la facciate, ve la ricordiate, però secondo me, se la capite, se capite quello che si fa, se capite cioè cosa si deve ricordare, che non è tutti i passaggi ma è sostanzialmente cosa uno deve fare, penso che potrebbe aiutarci. E allora abbiamo visto questa qua, vediamo se ci abbiamo un po' di tempo. Allora, abbiamo 6 minuti più recupero. Un quarto uomo adesso basta con la lavagna. No, è interessante come una buona parte dei matematici si sta cavando di non essere appassionati di calcio. Ne conosco molti che calcio mi frega proprio. Però in effetti il calcio, se c'è un gioco che diciamo è geometrico, è il calcio, insomma. E poi non solo quello. Ah, tra l'altro, vabbè, facciamo prima la successione e poi nel recupero facciamo l'altro. Allora, qual era l'ultimo esempio? Il 10 era a con 1 uguale 1, a con 2 uguale 1/2, 1 più 1/2, in generale a con n più 1
uguale un mezzo a con n più 2 fratto a con n. Scusate, qua era 2 fratto 1. Ah, sì, perché voi avete già notato per voi. Ci credo. Ok. Ok. Adesso questa successione per adesso è sulla, cioè nel senso la faremo non subito, perché ancora ci abbiamo una cosa che possiamo provare a vedere, è questa. Supponiamo che la successione abbia limite. Attenzione, questa non è, non vuol dire che sia che la cosa funziona. Cioè, quello che sto per dimostrare è che non è che la successione ha limite alla radice di 2. Io quello che riuscirò a dimostrare in questa sede, avendo però, diciamo, supponendo i teoremi algebrici che dovrò dimostrare la settimana prossima, quindi usando anche delle cose che non ho ancora dimostrato, una cosa che è subito e facile da dimostrare, poi il resto bisogna fare una cosa un po' più lunga come quella di prima, ma per induzione di analoga difficoltà, insomma, forse un po' di meno. Cosa riuscirò a dimostrare adesso? Riuscirò a dimostrare che se ha un limite, questo limite deve essere radice di 2. Non mi dimostra ancora che è radice di 2, ma che questa non può convergere ad altri che è radice di 2. Allora, supponiamo quindi, questa è un'ipotesi, HP significa ipotesi. Allora, facciamo tendere n a infinito qua dentro. Vedremo che sia con n tende a un limite, anche a con n più 1 tende allo stesso limite. Questo quando faremo le successioni stacche. Poi qua il limite di somma e prodotto rimane la limite, il limite della somma, la somma dei limiti, il limite prodotto e prodotto dei limiti, il limite del reciproco e il reciproco del limite. Supponiamo quindi che questo limite sia anche diverso da 0. Allora, quindi questo qua converge a L più 2 su N. Insomma, supponiamo che N si possa mandare infinito e al posto di A con N io ci posso mettere sempre N. Ecco, questo per adesso non l'abbiamo dimostrato, perché questi teoremi li faremo la settimana prossima, però li faremo presto. Beh, allora che cosa ho scritto qua? Ci ho scritto 2L uguale L più 2 su L. Porto all'altra parte L uguale 2 su L, L quadro uguale 2. Quindi L uguale più o meno, diciamo, radice di 2. Quindi o L, io ho dimostrato che se ha un limite, questo limite o è radice di 2 o è meno radice di 2. In realtà meno radice di 2 lo potete escludere subito. Perché? Perché i termini erano sempre? Ah, questo era positivo, questo era positivo. Quando li fate rimangono sempre positivi. E allora se sono tutti positivi il limite non può essere negativo. Teorema di permanenza è sì. Quindi se ha un limite deve essere per forza radice di 2. Però se deve essere per forza non siamo sicuri che lo sia. Sì, perché ci sono due possibilità. O c'ha, o ha o il limite radice di 2, no, o non ce l'ha. Ci sta anche un'altra possibilità. Quindi non è che sono finite le possibilità, sono rimaste due. O è radice di 2 o non ce l'ha. Vedete, cominciate a ragionare. Questo è qui. Quindi adesso che cosa devo far vedere? Io devo far vedere che, per esempio, A con 1 è minore di A con 3, minore di A con 5, minore di radice di 2, minore A con 2, maggiore di A con 4, maggiore di A con 6. Insomma, quello che dovrei dimostrare adesso è che dovrei fare due passaggi, mettere due passaggi insieme e far vedere che quando faccio aumento n di due volte la successione cresce. Quindi la successione con gli indici dispari cresce, la successione con gli indici pari decresce. Poi devo fare pure vedere che sono limitate. In qualche modo si può fare questo anche senza mettere di mezzo la radice. Si può far vedere che sono una limitata dall'alto e una limitata dal basso. Però questo qua adesso non lo voglio fare adesso, perché siamo alla fine. Invece, e questo voglio lasciare testimonianza, registrata della cosa, perché sta cosa l'ho trovata io 10 anni fa.
Però fino a, allora diceva un politico che adesso non va di moda, ma cioè non basta avere ragione, bisogna trovare chi te la dà. Allora questo è il punto, la ragione. I maschietti stanno tutti. Allora la questione è questa qui. Allora vediamo problema pratico, vediamo se trovate la soluzione. Allora io vi propongo la mia, poi vi dite se siete d'accordo o meno. Allora avete, allora c'è un problema che affligge quasi sempre, cioè quasi sempre no, però diciamo una metà dei casi a le diciamo competizioni a scontro diretto, diciamo non quelle tipo Champions League, lì si affligge solo la finale, ma quelle diciamo internazionali, tra le nazionali, dai quarti di finale in poi. Qual è il problema? Così vediamo se è veramente un problema. Che succede? Spesso si va a finire, si va a finire rigore subito, zacco. Si va a finire, perché si va a finire rigore? Perché è più facile, essendo più facile distruggere il gioco avversario che cercare di, e in quel caso non è come il discorso nel caso della partita di campionato, per quello hanno messo la regola dei tre punti, per cercare di immogliare una squadra sempre ad attaccare, perché se c'è una squadra che cui il pareggio non le sta bene, se stanno a tutte e due il pareggio sta bene, infatti molto spesso verso la fine del campionato i pareggi fioccano. Mentre invece durante il campionato c'è sempre una squadra che aspira a qualcosa di più, quindi quella squadra il pareggio non le sta bene e quindi cerca di attaccare. Dice meglio rischiare di perdere un punto però per cercare di guadagnarne due, giusto? Il problema è nei quarti, diciamo quarti finale, semifinale del campionato del mondo, non ci stanno in ballo tre punti, cioè se perdi sei fuori, se passi passi. Quindi allora questa cosa in particolare all'Italia è costata cara, poi ci sono stati anche qualche caso, adesso ci stiamo rimettendo in bari con la fortuna, ma per il passato è costata cara. 1990 a Napoli semifinale, abbiamo perso i rigori contro l'Argentina, quella fu molto dura. Fu molto dura anche perché c'è un fatto che non si sa molto, che in quell'occasione gli effetti sonori furono tenuti molto bassi, perché una buona metà dello stadio non tifava Napoli, non tifava Italia, tifava Napoli, cioè Argentina per caso, perché ci stava Maradona. Maradona fu molto abile a seminare zizzani. 1994, che è successo? Campo perso. E cavolo questo? Eravate piccoli però, la finale del campionato del mondo, il rigore di Baggio fuori, insomma. 1998, quarti di finale, abbiamo perso i rigori contro la Francia. Terza volta di seguito. E diciamo, tranne che con l'Argentina, negli altri due casi, ovviamente, nel caso del Brasile ovviamente perché era la finale, nel caso della Francia, le altre squadre hanno vinto il campionato. Poi nel 2006 invece abbiamo vinto di lui, ma diciamo. Il problema è come cercare. Allora, il problema è i tempi regolamentari finiscono in pareggio. E va bene, ci sta. Si devono fare i supplementari. Perché quelli fino all'80esimo giocano. Poi gli ultimi 10 minuti. No, il problema è supplementari che nella situazione di pareggio tutti stavano molto attenti prima di, diciamo, mica esce sempre una partita con Italia-Germania 4-3, non è più facile che 1-1, 1-1, 1-1, spezzano la gamba, sempre 1-1 e si perde. Ok? Allora, come risolve questo problema qui? Allora, io avrei una proposta. Se conoscete qualcuno della Federazione Italiana Gioco Calcio, allora, la proposta è questa. Allora, si finisce in pareggio, quindi siamo
M, diciamo, K a K. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Allora, si fanno... Adesso, finite i tempi regolamentari. Regular time, diciamo, regular time. Si facciamo penalties. Li facciamo i rigori. Dice, vabbè, che ci guadagni? No, i rigori danno... valgono, diciamo, chi vince i rigori, vittoria ai rigori uguale un gol. Quindi tu stai K più 1 a K. Adesso però, quindi adesso questi due numeri sono uno pari e uno dispari. Adesso nei supplementari i gol valgono doppio. Esempio, stai 1 a 1, chi vince i rigori va 2 a 1, adesso nei supplementari i gol valgono doppio, quindi se segna questo 3 a 2, se segna questo 4 a 3, se segna quell'altro 5 a 4, la parità non c'è, non c'è più. Quindi, cioè, il discorso è a che diamine servono i rigori? A spareggiare? Allora, spareggi prima, forse è più peggio. Secondo me funzionerebbe, però ci vorrebbe qualcuno che sappia, che abbia qualche conoscenza in vedere.